La rassegna stampa è offerta da... Martedì 24 marzo, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie della giornata di oggi. Iniziamo con il Messaggero: scuola, vacanze da tagliare. Il ministro Poletti: in estate un mese di formazione. Giannini: è già previsto nella riforma pubblica amministrazione, dirigente e tempo licenziabili. Stop agli automatismi di carriera. Il premier da Mattarella: infrastrutture. L'interim a Renzi, ma salta lo spacchettamento. Evasione Apple nel mirino, non dichiarati, 879 milioni. Chiusa l'inchiesta a Milano, in Irlanda, e profitti italiani. Taglio centrale, internazionale, la cancelliera: voglio una Grecia forte. Merkel, Tsipras, segnali di pace. Draghi: si rafforza la ripresa. Fisco 730 compilato e attivo il sito, parte la campagna. La Gazzetta del Mezzogiorno: un conto milionario svuotato a Lecce. In due finiscono nei guai, maxi ammanco in un deposito intestato alla società Saca. Ulivi da salvare, xylella, nessun rischio dall'uso degli insetticidi. L'Agenzia Europea sulla Salute spegne gli allarmi. Stoccavano rami infetti, quattro denunciati a Monopoli. Politica, tre liste per Fitto. Squadra aperta, Schittulli: resto solo se ci sarà unità. Cassano, NCD, verso l'intesa con Emiliano. La Gazzetta di Lecce: pesticidi, nessun rischio per la salute e l'ambiente. Scarti, gli ulivi infetti nel Barese, scattano quattro denunce. Maxi ammanco, sparisce conto milionario, due gli indagati. Taglio centrale, la rabbia dei dipendenti licenziati ha bloccato la città. Gli ex bar in piazza, traffico paralizzato. Infine la politica: Forza Italia, De Benedetto scelta come vice di Vitali, scalzati Fittiani, ora spazio ai giovani. Infine il Nuovo Quotidiano di Puglia: l'emergenza xylella forestale nazione, ieri vertice all'Unione Europea, presto a Lecce il commissario alla salute. Condannati, il titolo: via al piano, segnati con la vernice gli ulivi da battere a Oria. Politica: sfida Fitto, pronte tre liste. Vertice a Maglia in casa dell'ex ministro, ma Schittulli avverte: Forza Italia unita o potrei lasciare. AXA, sciopero della fame, ridateci il posto di lavoro. Provincia occupata ieri, corteo dell'ex BA. Pagine interne del Nuovo Quotidiano di Puglia: tartassati da Tasi e IMU, comune terzo al sud. Imposte sulla casa, i dati su tutti gli incassi nel 2014. L'assessore Monosi: penalizzati da tagli ai trasferimenti. L'emergenza occupazione, riconversione truffa, ex BAT senza lavoro, la protesta blocca la città. Corteo, slogan e striscioni, 160 in esubero, tempo scaduto, ma spunta un altro tavolo. Provincia nel caos, sciopero della fame, AXA sale la tensione, due dipendenti, reintegro o non mangeremo più. Ex Massa, un bosco al posto dei parcheggi, erbacce alte e degrado, la commissione accusa la maggioranza, vogliamo gli atti. La città in buca, strade gruviera, danni per milioni e noi paghiamo, sul comune una pioggia di richieste di risarcimento. Concludiamo infine con lo sport, calendario scontri diretti, Lecce playoff nel mirino. Strada in discesa per i giallorossi, anche grazie al vantaggio nelle sfide con le rivali. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24, arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...